cane si è. Ehi, ciao a tutti! Bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4! Nello scorso video ho cominciato le missioni chiave con i personaggi, ovviamente, del futuro. Ci sono Summer, che è la figlia di Nathan e di Katie. C'è Cole, che non sappiamo di chi è figlio, e questo può portare a molte battute Hilary, non Blasi. E poi abbiamo Bruno, che lui è una specie di guardiano del tempio, credo, visto che il suo outfit era piuttosto particolare. Ma ho altre due missioni chiave da completare, quindi evitiamo di perdere ulteriore tempo. Dato che so cosa è Rinascita su due ruote, andiamo a fare Sigilli 3, che praticamente sta qui davanti. Infatti la scorsa volta ho detto, beh, Coma... Sì, va bene. Ho detto, Coma-san... Dov'ha? Oh! Sta qua! Ma Coma-san sta qui, perché devi andare su? È Michi e c'è anche altra gente là? Ma quindi questi hanno più missioni, forse? No, ah, questo di qua, certo. Dai, non fare guastafeste. Ti ho detto che non puoi rifidarti stavolta. Devo proprio, perché non ce ne torniamo a casa piuttosto? Non esiste nessuna bicicletta fantasma, come devo dirtelo ancora? Oh, non volendo, sono comunque riuscito ad attivare la missione che non volevo attivare ora. Eccola qui. Questa è la missione. Lui intanto li sta là a fare le pose. Ehi, ti hai sentito? Hai mai sentito parlare della leggenda del ciclope? Si tratta di una credenza secondo cui gli abitanti di Valdoro Alta si sentono costantemente osservati da misteriosi occhi presenti in città. Dai tuoi occhi, deduco che tu voglia saperne di più, ho ragione? A quanto pare gli abitanti di Valdoro Alta si sentono spiati ultimamente. Prima no, prima va bene. È 40 anni che ci sta Tri lì in giro a guardarli, ora, però solo ora se ne sono accorti. Certo, Nate mica era sveglio prima. Bene, ottima risposta, ti dirò tutto quello che so. Dunque, si dice che Ciclope abbia caratteristiche ben precise. È un individuo muscoloso e sfuggente. Ce l'hai dietro, attenzione, ora ti mangia. Che controlla tutto con il suo occhio. Infatti le altre due sono bocche. E il suo soprannome deriva da qui, curioso, vero? Tuttavia, sembra che il Ciclope sia interessato solo agli abitanti di Valdoro Alta. Se presti particolare attenzione potrei avvertire un'aura misteriosa qui intorno. Lo va. Si tratta di quella creatura. Ok, sì, voglio saperne di più. Sembra che l'aura provenga dalla casa vicino al Super Più. Ah, sì, dove c'è appunto Coma-san, credo. Credo che ora sia quella. Non so quanti devo trovarne, però so che devo trovarne alcuni. Allora, uno è qua giù, infatti me lo dice anche il gioco, me lo segna. Eccolo qua. Ma la casa vicino al Super Più. Quello è un Super Più, certo. Però era un po' strano. Oh, siete voi? È un piacere rivedervi. Stavo passeggiando qui intorno quando all'improvviso ho avvertito qualcosa. Sembra che sia una specie di aura. Viene da uno di questi muri. Perché non provi a controllarlo usando il tuo Yo-Kai Watch? Fa attenzione. Non sappiamo cosa potrebbe riuscire a localizzare. Il demonio. Tanto c'è già Whisper che fa le veci del demonio, guardalo. Eh no, controlla che aveva fatto già, dai. Plingete. Ok, Watashi no ai che show des? Il mio amore per qualcosa? E questo cosa sarebbe? Sembra una specie di sigillo. Non credo di averlo mai visto prima d'ora, vi chiedo scusa ragazzi. Ma se neanche Coma-san dice di cosa si tratta, come potremmo fare? Summer! Watashi ga kita. Sono riuscito a reperire qualche informazione in più su Ciclope. Eh? Questo sigillo... Per caso sai di cosa si tratta? Ma certo che lo so! Vedete, questo sigillo è mio! Serve a me per proteggerti dai pericoli del mondo, Summer. Presento il primo sigillo 3! Che cosa? Quindi questo vuol dire che il ciclope saresti tu! Ha un occhio solo. Sì, o meglio così pare. Io mi chiamo Tri, non Ciclope. Vorrei scherzare, spero! Ci ha fatto perdere tempo per niente. No, non dire così, io non potrei mai. Ma perché questo sigillo si trova proprio su questo muro? Domanda sensata, caro Cole. La risposta è molto semplice. In pratica, la mia volontà di proteggere Summer dai pericoli del mondo ha generato un gran numero di sigilli Tri sparsi per tutta la città e non solo. I sigilli Tri appaiono in qualsiasi posto verso cui Summer decide di andare. Ma che senso ha tutto questo? Continuo a non capire. Ah, sei incorreggibile. Ehi, Coma-san, tu puoi fare qualcosa per far scomparire il sigillo? Sì, vedi, gli abitanti sono piuttosto spaventati ultimamente, e ci hanno ragione.
E perché vorreste cancellarlo? Eliminarlo sarebbe complicato, ma possiamo comunque indebolirlo. Non è complicato, ci pulisce con la lingua, ha due bocche lì, sono state tutte e due. Basterà localizzare tutti gli altri e il gioco è fatto. Ah, quindi ora è tipo una missione cumulativa che si fa alla fine. Non sarà un po' troppo faticoso? Ehi, Trino, potresti dirci direttamente i luoghi dove si trovano gli altri sigilli? Subito, mia cara, ecco a te. E questa è l'app. Sei davvero una frana ad aiutare gli altri, sappilo. Tranquilla, Summer, ce la farai. Io confido in te. E poi, in base a quanti sigilli troverete, vi spetteranno succosi premi. Succosi premi, dici? Beh, finalmente qualcosa di utile. Ho un brutto presentimento al riguardo, detto da uno che si vuole fare la padrona, e quindi. Benissimo, sembra che ci aspetti molto lavoro da fare allora. E se si rivelasse tutta una fregatura? Mi dispiace spegnere il vostro entusiasmo, ma tutto questo è solo per Summer, vedi allora? Ecco dove era l'inghippo, solo per Summer. Esatto, mi raccomando, Summer, avvertimi quando trovi un sigillo, va bene? Ti proteggerò, mia cara, il grande T non ti deluderà mai. Puoi fidarti di me, non potrei mai mentirti. Per carità, magari Trisalamandra è forte in forma Shadow, ma così non è che mi è di grande aiuto. Cioè, fa l'idiota. E prendiamo comunque dei punti. 8. Oh, i pulselli! Re Kaira, ci sono riuscito! Finalmente ho aperto il portale! Bene, ce l'hai fatta ad arrivare. La leggenda non mentiva al riguardo. Già. Antuono! Bello! Già, sembra che questo mondo sia in serio pericolo. Si dice che queste stranezze siano sempre più frequenti ultimamente. Dobbiamo agire prima possibile. Conto su di voi, ragazzi. Va bene! Lasciate fare a noi, maestà! Praticamente Fujin e Raijin sarebbero loro. Però bello, Ventorio e Antuono, bellissimi. Ora resta solo da incontrare colui che renderà possibile tutto questo. Il maestro dello Yokai Watch. Bene, si va in scena. Di quale linea temporale stiamo parlando, Kaira? Perché Kaira è diventato il sovrano nella linea temporale di Nate. Non proprio, però sì. No, ma sì. E cioè, in tutte le linee temporali è diventato lui il sovrano. Po' strano. Bene. Ok, praticamente non ho letto i dialoghi perché dico, vabbè, sarà un more of the same. Tipo, ah, abbiamo un'altra giornata, diamoci da fare. E poi Bruno fa, io non ho no Yokai Watch, quindi sarete voi a lottare. E poi il nostro Cole può contare anche sull'aiuto di Akala, no? Bello. Non correre troppo, Whisper. Non so se riuscirai ad evocarlo al momento. Cos'è quella faccia, amico? Ti sarà sufficiente continuare l'allenamento? Non ne è molto convinto lui. Però è vero, se riuscisse ad evocare Akala vi sarei molto più d'aiuto. Ma ancora non ha mai risposto alle mie evocazioni. Che posso fare? Quindi questo gioco si svolge dopo il film. Ok. Andiamo con le missioni. Purtroppo non. Vado a trovarli con la mappa è un po'. Ok, rinasce sulle ruote. Andiamo. Ok, ottimo. Ehi, sono tornato per la missione di prima. Sì, guastafeste, la bicicletta che fantasma. Ok, Bruno, siamo pronti ad accettare questa missione. Gli abitanti ci hanno detto che la bici fantasma sta seminando il panico in città. Non perdiamo tempo e iniziamo ad investigare. Molto bene, è deciso allora. Ehi, voi due, perché non ci parlate di questa bicicletta fantasma? Come, prego? Vorresti che condividessi con voi le informazioni super segrete? Sì, saresti disposto a farlo? Ti do un bacetto sulla guancia, dai. Da Summer però, non io. Cioè, beh, ci mancherebbe. Ah, oh, finalmente qualcuno sveglio. Ah no, cocicere dai, vabbè, meglio. Si dice che qui intorno compaiono una bici fantasma di tanto in tanto. Quando appare, mormora qualcosa di incomprensibile. È una bici! E subito dopo inizia a sprecciare a grande velocità, senza controllo. Un fantasma davvero bizzarro, su questo non ci piove. Esatto, per questo voglio riuscire a trovarlo a tutti i costi. Ah, certo che non cambio proprio. Aspettami, dove stai andando? Se ne sono andati, che cosa facciamo? Secondo voi dovremmo inseguirli? Perché ci sono altre soluzioni? Non possiamo lasciarli da soli! Ma quel ragazzo ha detto che non c'era niente di cui preoccuparsi. E
È vero, ma non possiamo sapere con esattezza cosa succederà. Sì, hai ragione. Forse non perdiamo altro tempo qui. Ecco, magari accorciamo i dialoghi level 5, per i prossimi Yokai Watch, eh. Ok, let's go. Ah, e dopo questa mi pare che ci sta la bicicletta. Cioè, questa è la missione per farti prendere la bici, praticamente. Sono pronto! Perché? Perché non siamo ancora riusciti a trovare quella dannata bici? Quante volte devo dirtelo? Non esiste nessuna bici fantasma! Salve ragazzi, avete trovato la bici? Purtroppo no. Non vorrei che si sentisse spaventata in qualche modo. Un fantasma che si spaventa. Caspita, sembrate davvero a pezzi. Beh, è il momento giusto per rivelarvi una preziosa informazione allora. Sembra che la bici fantasma sia apparsa anche nei pressi del Parco Gioventù. Ma chi ce l'ha detto? Scusami. Andiamo subito. Sì, vai. No, non di nuovo. Aspettami. Per quanto tempo continuerai ancora a mentire? Ma sta mentendo? Sorry, sta sbagliando, ma non possiamo permettere che si facciano del male. Mi dispiace per quei ragazzi, ma aspettano i detective per risolvere il caso. Dunque, se davvero esiste questa bici fantasma, di sicuro avrà lasciato qualche traccia. Forse andiamo. Let's go! No, questo sono stato io davanti casa che era asfaltato da poco e il pavimento era piuttosto chiaro, quindi sai com'è. Questi sono segni di pneumatici. Cosa ci fanno sul marciapiede? Guardate meglio, sono praticamente parte dell'asfalto ormai. Non è normale. Sì, hai ragione. Sono sicuro che sia stata quella bici fantasma a lasciarle. Lo sento, siamo sulla strada giusta. Continuiamo a cercare questi segni. Giusto, forse andiamo. Cole non è molto convinto. Cole dice: qualcosa non mi quadra. Io intanto raccolgo sempre gli oggetti perché non si sa mai quando potrebbero tornare utili. Ecco un altro segno. Ma è una curva! A che velocità andava? Non trovate che sia un po' strano? Ma giusto un po', Poco poco. Qua ha girato? Wow, un altro, incredibile! Incredibile. Ma si rendi con gli altri. Hai ragione, Cole, forza, continuiamo. Guardate, ne ho trovato un altro! Questo sembra fresco, però. Ci siamo quasi, non molliamo, gente! Sì, la sento! Sento una potente aura provenire da quella bici! Credi che il fantasma abbia a che fare con questa bici? Io non ne sono del tutto convinta ancora. A proposito di bici, stavo pensando ad una cosa poco fa. Come mai voi due non possedete una bici? È un po' strano a dirla tutta. Beh, io l'ho regalata al mio parente, per me era troppo piccola ormai. Già, anch'io ho fatto lo stesso. E tu invece? Io l'ho prestata a mia zia, e adesso la usa solo lei. Quindi tutti e tre siamo senza bicicletta, giusto? In ogni caso, Bruno, ora dobbiamo concentrarci sul fantasma. Giusto, potremmo provare a cercarlo nei dintorni di questo albero. Sì, è un'ottima idea, forza, cerchiamo qua attorno. Speriamo di non fare un buco nell'acqua. Potrei provare con il comando cerca. Eccolo qua. Ah, c'è uno scrigno lì! No, no, allora, fantasmino. Mi dispiace, però ora urlo cicletta. Che brutto, mamma mia, davvero brutto. La forma Shadowside l'ho vista, è bella, ma lui, mamma mia. Cioè, dai, ragazzi, è inguardabile. Mi dispiace per lui. Però è inguardabile. E voi chi siete? Che cosa volete da me? Voglio dire, sono solo una sciocca bici malmessa, lo vedete anche voi. Anzi, fate così, non rispondetemi, tanto non potrei esservi d'aiuto. Rilassati, amico, vorremmo solo fare due chiacchiere con te tutto qui. Non mentirmi, ragazzino. E poi non sono un amante dei discorsi. Ah, voi umani. Ah! Ma che cos'era quello? Ho un brutto presentimento. Eccola, ora è bella. Ora ricordo tutto. Forza umani, fatevi sotto. Assaggerate sulla vostra pelle la vera forza di una forma Shadowside. Questo secondo me è Abil Guerriero, che stai seguendo gli ordini di Alphonse. L'abbiamo visto nello scorso episodio, sì. Bella. La forma Shadowside, ragazzi, è davvero fighissima. Ma di qualsiasi yokai. Ha! Ha!
Mamma mia! Ah, tieni premuto? Ok. Ah, perché me lo leva. Ok. Mamma mia. Jibanyan forma Shadow Side con furia zampettante, ma in giapponese non è furia zampettante, è molto meglio il nome. Tipo i 100 colpi della morte, tipo l'attacco di Kenny Guerriero. È praticamente da quello ripreso. Beh, ci siamo riusciti. Abbiamo vinto. Sì, ma cosa diavolo era quella freccia viola caduta dal cielo? Ma che cosa è successo? Mi dispiace, è tutta colpa mia. Non volevo attaccarvi in quel modo. Anche se detesto gli umani, non mi sarei dovuto spingere a tanto. Non so cosa mi sia preso. Tutto ad un tratto ho avvertito una forza oscura. E di colpo mi sono ritrovato in forma Shadow Side attaccandomi. Scusatemi. Tranquillo, non fa niente. Quindi la forma Shadow Side è tipo la forma malvagia che però viene attivata solo quando si viene colpiti da una freccia. E magari poi quando si torna alla forma normale si rimane purtroppo sfigurati? Non ne sono sicuro. Anche se non credo sia così semplice il discorso. Tu piuttosto chi sei? Non conosciamo il tuo nome. Avete ragione, io sono Urlocicletta. Capisco, e per quale motivo ritesti gli umani? Beh, ecco, in realtà io sono lo spirito di una vecchia bici. Ma ha più di 100 anni sta bici. Lo spirito di una vecchia bici? Sì, non si direbbe, ma anche le bici possiedono orgoglio e altruismo. Si impegnano ogni giorno per trasportare decine di persone lungo città e campagne. Ma una volta esaurite le loro funzioni vengono abbandonate. È vero, non sono perfette, ma voglio dire, chi lo è a questo mondo? In effetti basterebbe solo aggiustarle. Esatto, era proprio questo ciò che intendevo. Oh. Non ho ancora visto nessun umano riparare una bici vecchia e rovinata. Perché non hai visto me. Mi basta pensare alla vostra arroganza per sentire di nuovo quell'oscurità. Mi chiedo se ci sia qualcosa che possiamo fare per aiutarlo. Potremmo aggiustare queste bici anche se non saprei come fare. Ma sì, che idea! Ascoltami, Urlocicletta, penseremo noi a queste bici, d'accordo? Cosa? Nice. Bruno, Cole, aiutatemi a prenderle. Eh? E dove vorresti portarle? Non l'hai ancora capito, le porteremo a casa mia. Forza, andiamo. Ok, okidoki. Non penso di dover stare per forza con Summer, ma ok. Ah, cambia la sola. Ciao papà, potrei parlarti di una cosa? Oh, Summer, sei tornata, vedo. Di cosa si tratta? Mi serve il tuo aiuto. Ora ti spiego tutto. Ma Nate che ha le calze corte ancora. Quindi vorresti riparare due bici, ho capito bene? D'accordo, ti aiuterò io. E poi ho già riparato la bici a Tate l'altro giorno. Ormai sono un esperto. Dici sul serio? Fantastico, papà, grazie mille per l'aiuto. Nessun problema, figlia mia. Mi fa piacere aiutarti. Bene, allora andiamo. Immagino tu abbia lasciato la bici qua fuori, no? Proprio così. Forza, iniziamo con le riparazioni. Magari quelle bici erano di due ragazzi che l'avevano trovata e se le erano messe dietro casa, sotto l'albero, e volevano aggiustarle magari appena avessero avuto un giorno libero, e invece no. La rubate Summer. Ma come facciamo? Wow, certo che papà di Summer è davvero un mago delle riparazioni. Sì, hai ragione, è stato davvero rapidissimo. Beh, avevate forse dei dubbi? Mio padre è straordinario. Nonché il possessore originale dello Yokai Watch. Grazie dei complimenti, ragazzi, così mi fate arrossire. Oh, a proposito, vorrei dirvi una cosa, Cole e Bruno. Ci tenevo a ringraziarvi per essere degli ottimi amici per Summer. Oh, beh, facciamo ciò che qualsiasi amico farebbe. Ha ragione. E poi anche sua figlia è una preziosa amica per noi. Un'amica importante, eh? Papà, tutto bene? Oh, certo, non è niente. Forza, torniamo al lavoro. Sta ripensando ai suoi bei tempi andati. Bene, la prima bici è riparata. Perché non ci prendiamo una pausa? Summer, che dici di un buon gelato per te e i tuoi amici? Offro io. È una grande idea, papà. Tu quale gusto vorresti? Io prenderei più gusti insieme. In questo modo ci sarà molta più scelta. Comunque potete trovare il gelato anche a Super Più qui vicino. 1000 yen, che sono più o meno 10 euro. Bene, questi dovrebbero bastare.
Ti sei ricordato di quando tua madre ti ha dato 1000 yen per comprare solo latte e uova e le hai spesi tutti? L'inflazione era più alta una volta. Non come ora che l'elettricità fa davvero paura. Che davvero è aumentato i prezzi di tutto. L'ho comprato, in realtà non è vero. Non li ho comprati. Perché ho trovato la coppetta deluxe per terra! Geniale! Beh, come si suol dire, chi tardi arriva male alloggia, no? Salve. Perché ha preso quella più costosa. Poi quale volete invece? A me vanno bene tutti. Basta che non sia frutta secca. Non mi piace la frutta secca sul gelato. Tipo nocciola, bacio, questi gusti così. Invece la frutta tutta. D'accordo, allora riprenderò questo. Gelato reale. Io invece questo. Croccante a cioccolato. A me non resta che scegliere l'ultimo, quindi. Ghiacciolo. Orogol. Dopo aver finito i nostri gelati ci rimetteremo al lavoro, va bene? È importante prendersi delle pause quando si lavora. Il problema è che su 10 ore di lavoro ne hai una da 10 minuti. E questo era l'ultimo ritocco. Abbiamo finito, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta! Ora sembrano come nuove, non trovate anche voi? Sì, hai perfettamente ragione. Mio papà è davvero fantastico, vero? Bene, io torno dentro casa allora. Forza, in cantina, schiavo! Poverino! Puoi uscire, urlo cicletta! Che bello, avete mantenuto la vostra promessa! Guardate, queste due luci sono più scintillanti che mai! Fantastico! Però non mi sembra che voi possiate una bici, ho ragione. Perché non prendete queste allora? Cosa ce le stai regalando? Era quello il punto di ripararle, no? Beh, sarebbe di certo molto utile. Esatto, sono sicuro che con voi non correranno più alcun rischio. Tutte e due ci sono solo due bici. Uno di voi dovrà rinunciarvi, purtroppo. Mi tiro indietro io. Chiederò la mia indietro a mia zia. Sapete, ormai quella bici ha un valore affettivo per me. Splendido! Grazie mille, ragazzi. Abbiate cura di loro, mi raccomando. Ma vuoi venire a squadra con noi? Bici chic è bella. Però è da maschio, invece quella rossa è da femmina. Cioè, che c'ha la. Perché non ha la canna? Ho deciso! Vi donerò le mie chiavi yokai! Forza, non fate complimenti! Chari! Va bene. Ma bicicletta, se non sbaglio, è Jitensha in giapponese, quindi. Chari! Charlie si chiama! Non valido, ma non lo voglio dare il soprannome. Si chiama Charlie, ma che nome è Charlie? Questa esperienza mi ha insegnato che non tutti gli umani sono cattivi, solo alcuni. Bene. Sembra che abbiamo risolto il caso della bici fantasma. Ci abbiamo messo più del previsto, ma alla fine ci siamo riusciti. Dobbiamo ringraziare tuo padre, Summer, è davvero in gamba. E meno male che era libero. Sì, lo è. Un po' mediocre, questo è vero. Ma poverino! Ma va a lavorare tutti i giorni per provvedere alla famiglia? È un mediocre. Ma oh! Oh! Rispetto, bimba! Oh! Ah, ora sei orgogliosa, però. Bipolare, sta frechina. Oh! Una roba da matti. Ora forse parlano del fatto. Sì! Eccolo, eccolo, eccolo! Mi dispiace, maestro Alphonse, abbiamo fatto un altro buco nell'acqua. Come sarebbe a dire? Vorresti insinuare che non ci sono novità? Sono stanco di sentire ogni volta la stessa solfa. Mi deludi, Demon Gufo. Questa volta però non è solo del merito nostro. Ci hanno interrotti, diciamo. Vi hanno interrotti. Di chi parli? Mi riferisco ai ragazzi che hanno evocato gli yokai per sconfiggerci. Ah, ho capito. Stai parlando di Summer Adams, eh? Interessante. Un umano è in grado di evocare gli yokai. Dovremmo fare attenzione. Non servirà. Mi libererò di lei appena possibile. In tal caso lasciate fare a me, maestro Alphonse, vi prego. Sei sicuro? Finora hai accumulato solo una serie di fallimenti. Oh. Ma che cosa mi avete appena fatto? Consideralo un aiuto da parte mia. Ma ti avverto, la prossima volta che fallirai, sarai tu quello che scomparirà. Va bene. Beh, direi che questo conclude il capitolo, no?
Ui. Ottimo lavoro, detective. Siamo stati velocissimi. Credo che sia dovere ricordarti che tu non combatti, Bruno. Ah, perché tu invece sei sempre in prima linea? Ma per favore. Come ti permetti, ragazzino? Il mio supporto è fondamentale, sappilo. Comunque, non trovi che gli Yukai di prima fossero un po' bizzarri? Hai ragione, hanno detto di essere stati colpiti da qualcosa di oscuro. È senza dubbio una coincidenza molto strana, non pensate? Sì, hai ragione. Dovremmo stare attenti. Se tutti i nostri casi sono collegati fra loro. Oh no! Avete sentito quell'urlo? Qualcuno è in quei seri? Se fosse un altro di quegli yokai? Restare qui non ci darà la risposta, forse sbrighiamoci! Bene, ci sbrigheremo nel prossimo episodio allora. Altre missioni chiave? Nani? Ah, una sola. Un cuore nuovo. Ah, ok. No, lo faremo la prossima volta. Amici, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yokai. Il cane si è... Quale modo migliore per concludere se non con il cane che si è buggato lì? Bene, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye. Corri, corri. Tanto lì rimani. È un po' la metafora della vita di alcune persone.